Buonasera, per l'ultimo incontro online di uno scrittore a Palazzo della Penna per questo primo semestre del 2021. Poi ci rivedremo a partire dalla metà di settembre, a fine settembre, vi terrò aggiornati sui futuri incontri. Palazzo della Penna è la sede dell'Assessorato alla Cultura di Perugia. E io organizzo, abbiamo organizzato con la mia associazione, l'Associazione Culturale Crizia, e con l'assessorato e la presenza e la concessione che mi ha dato l'assessore alla cultura Leonardo Varasano, che ringrazio, ma lui è in vacanza e stasera non può essere qui con noi. È anche il suo compleanno oggi, quindi Ah. possiamo augurargli buon compleanno, Leonardo. Auguri. Ecco, auguri a tutti noi. A questo punto, Auguri. questa sera abbiamo il piacere di incontrare Letizia Vicidomini. Letizia Buonasera. Vicidomini, buonasera Letizia, benvenuta tra noi. Letizia Grazie. Vicidomini, chi è? È una poliedrica, è una persona poliedrica, perché è una speaker radiofonica per varie emittenti, tra l'altro. È una scrittrice ed è anche un'attrice. Di queste tre professioni, Anche. quale preferisci? Così iniziamo subito questa chiacchierata tra di noi. Allora, Prego, Letizia, io buonasera. credo, Anna Maria, che queste tre anime, no? Questi tre aspetti siano poi alla fine collegati tra di loro. Io dico sempre che sono una comunicatrice e comunicare, insomma, ha bisogno di può utilizzare vari linguaggi, per cui ho cominciato con la radio moltissimi anni fa, ne ho, come dire, visitate e vissute parecchie, da RTL 102.5 a Kiss Kiss, a varie altre radio, diciamo, regionali, e quindi questo è un modo di esprimermi e di comunicare veramente molto intenso e interessante, perché la radio ha la caratteristica che magari oggi c'è anche la radiovisione, quindi ci si vede, però la caratteristica fondamentale della radio è quella di comunicare solo attraverso la voce e quindi questo ha un fascino secondo me innegabile. Vi racconto velocemente questa piccola cosa. Quando ero a RTL e fu, diciamo, lanciato questo canale anche internet che ci collegava con il resto del mondo, mi arrivavano dei messaggi da vari paesi del mondo dove mi dicevano: non capisco quello che dici, però mi piace il tono della voce, per cui questo, diciamo, è il senso della radio. Dalla radio al teatro, insomma, è stato un altro passettino, nel senso che nel teatro non sei tu, devi essere un'altra persona, devi immedesimarti e quindi chiaramente, insomma, è un altro modo di esporsi e di comunicare emozioni che a volte non ti appartengono, ma appartengono al personaggio. La scrittura poi è diventata, sebbene fosse nella mia vita da sempre, perché sono una che ama leggere da bambina, poi è diventata, insomma, voglia di scrivere, di raccontare le cose così come le leggevo e come mi emozionavano. E quindi da un po' di anni ci dedichiamo a questo. Per cui, per rispondere alla tua domanda, non saprei dirti qual è che mi corrisponde di più, ma è tutto insieme, come anime, tutte insieme. Il tuo primo libro è stato edito nel 2017? No, No, in bianco? io ho cominciato molto molto prima, nel 2006 c'è stato un primo libro che si intitolava Nella memoria del cuore ed era un romanzo, diciamo, ambientato a cavallo, cioè nel presente ma con un piede nel passato. Pensa nel 1799, nel periodo della rivoluzione, quindi napoletana dei Giacobini e così via. Nel libro successivo, che è stato Angel, l'anno proprio dopo, uno dei personaggi del primo romanzo è stato messo a fuoco. In questo caso vi sto parlando di storie che non erano nere, ma storie di narrazione, insomma, di sentimenti e di formazione. Dopo questo primo passo con una piccola casa editrice che era Aquaria, sono approdata a 100 autori nel 2012 e l'ho fatto attraverso, diciamo, la spinta e l'aiuto di Maurizio De Giovanni, che lesse questo romanzo, che è appunto Il segreto di Lazzaro, Lazzaro, è scusa. ritornato, sì. E era quello il momento in cui è nato per la prima volta e ho pubblicato con 100 autori. E da lì poi sono passata a Homo Scrivens per i successivi quattro romanzi. E ora, sì. Infatti l'ultimo, Il segreto di Lazzaro, che è stato pubblicato quest'anno, Sì. è stato edito da appunto Homo Da Scrivens. cento anni, da Homo No, Scrivens, Homo sì. Scrivens, la Sì. prima edizione, quella del 2012. Perfetto. Poi, quindi sei passata
narrata, diciamo, tra il giallo e la narrativa, comunque. O meglio, Giusto? al contrario, dalla narrativa tout court Narrativa giallo. al noir, perché insomma, nei miei romanzi c'è molta narrativa in realtà. Devo dire che mi fa molto piacere che quando si commenta la lettura dei miei libri si dice che è difficile dargli poi un'etichetta molto molto specifica, perché sono sicuramente neri, perché raccontano sempre di fatti, insomma, omicidiari o comunque abbastanza efferati, ma la mia preferenza è quella di raccontare i sentimenti, la parte intima, la parte più Infatti. interiore delle persone attraverso il fatto nero. Per cui, in effetti, il passaggio è stato, come dire, abbastanza naturale. Senti, come mai è stato ripubblicato dopo diversi anni Il segreto di Lazzaro nuovamente? Dunque, la sua prima uscita, sebbene con una casa di tutto rispetto, una casa editrice, poi alla fine era rimasta un po', come posso dire, limitata. C'è stata una promozione non abbastanza forte. Con il passare del tempo e con la pubblicazione degli altri romanzi, come ben sapete, poi alla fine lo facciamo un po' tutti, ci viene la curiosità leggendo un libro e andiamo a cercarci anche quelli che l'autore ha scritto prima. E questo segreto di Lazzaro non si trovava più. Questo è stato un dispiacere per me, ma anche per Homo Scrivens, perché Aldo Putignano, che è l'editore di Homo Scrivens, era stato all'epoca il mio editor per 100 autori, per cui si era molto legato a questo personaggio. E ad un certo punto mi ha chiesto: guarda, non sono passati gli anni per cui i diritti sono svincolati, possiamo chiedere se ce li lasciano, in modo tale da ripubblicarlo, perché secondo me, secondo noi, è un libro che insomma può essere assolutamente rimesso in circolo, perché c'è tanta gente che lo chiede. E quindi io, vabbè, l'ha invitata a nozze, voglio dire. E poi Lazzaro, in onore al suo nome, è rinato anche editorialmente. Lazzaro si chiama come me, probabilmente si ispira, si chiama Lazzaro Romano, io sono una romana Vedi? e poi pugliese, pugliese come me, ma Sì. guarda un po', guarda, alla fine saremo cugini con Lazzaro, guarda. Sì, glielo dovremmo chiedere. Guarda, io volevo leggere e poi passerò anche la parola a Certo. Daniela che ti intervisterà, proprio dalla prefazione di Maurizio De Giovanni, che lui dice, facendo riferimento al tuo segreto di Lazzaro. Ci sono dei libri che quando li leggi ti portano a casa. Non che abbiano qualcosa di già sentito o di già letto, no, tutt'altro. E nemmeno fanno l'occhionino a sentimenti universali e nazional-popolari. Non cercano l'amore romantico che sognano tutte o la vita avventurosa e di successo che vorrebbero tutti. Anzi, eppure c'è qualcosa in certi libri che risuona in corpo al lettore, che fa riferimento a un ricevitore collocato in un luogo sconosciuto tra mente e cuore, che ognuno di noi possiede. È raro, accade solo qualche volta, ma è una magia che a forza di leggere si può trovare. Il romanzo che avete tra le mani, che vi consiglio di leggere, è appunto Il segreto di Lazzaro, edizioni Homo Scrivens. Eccolo qui. Eccolo lì, esatto, lo stabilisce subito. Quando Lazzaro, il protagonista, solleva gli occhi sul frammento di cielo che vede dal treno, che lo porta a casa e guarda le nuvole che si rincorrono e disegnano strade arabeschi. Infatti Lazzaro è denominato l'uomo delle nuvole. Ecco, ti faccio questa domanda. Perché l'uomo delle nuvole? Proprio perché vede il cielo e vede dal treno queste nuvole? Oppure c'è un altro segreto ulteriore a quello che lui nasconde? È molto no, è qualcosa di molto semplice, nel senso che questo nome è stato la prima suggestione che ho avuto. Io sono venuta in Puglia appunto qualche anno fa, l'anno prima di scrivere questa storia, per una breve vacanza, e arrivando proprio in terra pugliese, la prima cosa che ti accoglie è questo cielo con queste nuvole, con questi ulivi, e io, guardando dal finestrino dell'auto, ebbi questa prima scintilla, posso dire, perché poi la scrittura molto spesso si rivela essere qualcosa di non spiegabile, si rivela una sorta di magia. E pensai, mi venne questa intuizione di dire: quando scriverò il prossimo libro, vorrei che il personaggio si chiamasse L'uomo delle nuvole. Infatti, era questo il titolo originario del romanzo, anche se Piccolo.
Poi fu cambiato perché l'editore all'epoca pensò a qualcosa di un po' più, diciamo, accattivante da un punto di vista commerciale, insomma, per dare più curiosità. Allora si è inserito il discorso del segreto che c'è, anzi ce n'è più di uno, però originariamente doveva chiamarsi così. Tra l'altro poi andandolo a mandare in Argentina, dove lui emigra ad un certo punto della sua vita molto giovane, ho scoperto che esiste una cosa meravigliosa che si chiama El Tren de las Nubes, un treno che va, diciamo, così in alto, da sembrare, sospeso tra le nuvole. E poi mi sono ricordata di una cosa che penso facciamo un po' tutti, cioè noi guardiamo il cielo e le nuvole per cercare, come dire, dei segnali, no? Dei presagi, delle cose, per avere rassicurazione. E alla fine, l'ultimo motivo, ma forse il più importante, è che Lazzaro, che si trova in Puglia da ragazzo adolescente, 17 anni, guardando il cielo, si fa una convinzione. Quelle nuvole e quel cielo, per la rotazione della Terra, arriveranno anche sulla sua casa. Quindi si sente meno solo, perché sente che quelle nuvole lo uniscono. Gli fanno compagnia allora le nuvole, lo accompagnano sempre, ecco perché l'uomo delle nuvole. Invece Sì. sta, adesso passo un attimino a leggerti questo brano scritto da te all'inizio del libro, prima del capitolo 1. Ballate corpi, ballate senza sosta perché, finito il tango delle anime in abbandono, la vita vi porterà la gioia del quotidiano che tanto odiano. Ballate corpi e di colpo ritornate alla vita storditi, ma con la consapevolezza forse che il vostro sangue, l'anima lo può bere senza malarsi mai. La vita è difficile per tutti, non credete anche voi? E allora tacete, corpi imperfetti, perché nel tango siete sublimi e stupendi quanto Dio, e forse un po' di più, così almeno credo che lui voglia. E sono delle parole splendide. Grazie. Che vorrei che tu ce le commentassi. Dunque, io non scrivo mai come dire, di poesia, perché questo è come se fossero dei versi, no? Sono estranei Bellissimo, alla guarda, narrazione. Però stupendo, stupendo. sono venuti fuori, in realtà, poi alla fine del cammino di questa storia, dove il tango ha un'importanza molto forte. Non soltanto perché potrebbe sembrare un fatto oleografico, cioè perché collegano immediatamente all'Argentina, ma perché il tango rappresenta per Lazzaro e per me, che ho approfondito questo argomento in maniera da farlo mio, il tango rappresenta una filosofia di vita, una vera e propria sorta di catarsi, rappresenta un'espressività del corpo, quindi attraverso il corpo, ma dell'anima, insomma. Quindi chi effettivamente balla il tango così come si dovrebbe ballare, così come dovrebbe essere concepito, e cioè con un trasporto che non è fisico, non è il trasporto che può esserci tra due corpi, ma è una vera e propria disciplina di abbandono alla vita, ecco. E allora chi lo balla in quel modo o chi tenta di conoscerne, diciamo, l'essenza più pura, può comprendere, insomma, i versi che sono venuti fuori. Quindi sono nati da questo contesto, perché ci stavo dentro in maniera totale, ero immersa in questo tipo di situazione che Lazzaro vive in maniera veramente completa, che fa parte della sua vita e che gli rimane poi per tutta la durata dell'esistenza. Certo. Bene, Daniela, eccoti Bene, Letizia, bene, guarda, è tutta per te. ok. Eccola, che bel Ok, sorriso. grazie. Ok, abbiamo un po', insomma, Anna Maria ha fatto un po' un piccolo quadro iniziale, però mi piaceva capire da dove è nata l'idea di questo libro, insomma, qual è stata la fonte ispiratrice, un fatto di cronaca, una situazione che tu stessa hai vissuto, non so. Daniela, credimi, forse sarebbe più facile magari aver trovato uno spunto specifico nella cosa, ma è infinitamente più bello e più magico, se vuoi, veramente Certo. ribadirti che
La suggestione primigenia è stata quella di arrivare in Puglia e di vedere quel tipo di ambientazione. Poi sono salita, diciamo, a Cisternino, che è questo piccolo borgo, che è Alessandria, bellissimo. appunto, su una piccola altura. Mi sono a quel punto perdutamente innamorata del posto e proprio dell'ambientazione. Quindi questo mio uomo delle nuvole, che si era affacciato ai pensieri, ha cominciato ad avere, se non altro, una casa, una radice. E infatti Lazzaro nasce a Cisternino e alla fine degli anni 70 ha 17 anni e vive in un contesto che io non ho faticato ad immaginare, cioè un contesto abbastanza, diciamo, tradizionale, anche se vuoi un po' chiuso, perché stiamo parlando di un paese e quindi con Paese una certa piccolo. mentalità, con una certa chiusura da un punto di vista proprio comportamentale. Poi si sono aggiunte altre, diciamo, suggestioni, che sono anche quelle gastronomiche, per esempio. Io le ho vissute veramente, insomma, perché lì si mangia benissimo e in questo borgo si sente questo profumo di carni che vengono arrostite, perché c'è questa abitudine, che poi racconto nel libro, di andare a mangiare nei fornelli, che sono queste macellerie dove tu scegli la carne al banco macelleria, poi vai a fianco e te la cucinano alla brace e la mangi. Quindi c'è questo, È la mia immaginatevi, terra, sì. E quindi bellissima, bellissima. immaginatevi questa atmosfera che, oltre appunto alle forti emozioni visive, ha anche quelle olfattive, anche quelle, diciamo, proprio di gusto, che ti fanno venire l'acquolina in bocca. Quindi il personaggio si è materializzato nella sua verità, perché ero in quell'ambiente. Poi è chiaro che una volta arrivata a casa mi sono portata questo bagaglio di sensazioni, poi l'ho implementato andando lì a cercare una storia che si è presentata a me. Quindi questo viaggio, questo spostamento, questo segreto e questa vita che riprende da un'altra parte e poi ritorna in Italia per riprenderla ancora. Perciò dico che il nome, pur non avendolo scelto per questo significato, ma poi si è rivelato veramente, insomma, azzeccato e profetico, anche da un punto di vista editoriale, perché il libro è rinato a nuova vita anche adesso. Quindi Lazzaro rinasce ogni volta. Sì, infatti, si capisce il perché di questo nome, ecco, leggendo tutta la storia, no, di questo uomo che da ragazzo poi lo vedi poi crescere e vivere tutte le sue situazioni, anche il suo amore per la sua famiglia, fondamentalmente, no? Che lui è costretto a un certo punto a decide di allontanarsi perché non ce la fa più lui, vorrebbe portarsi anche la mamma, vorrebbe portarsi anche la sorella, ma poi alla fine loro decidono di rimanere. Insomma, comunque dopo c'è un quando lui ritorna, mi è sembrato di cogliere come dire, un nuovo amore. Per queste, un ritrovare questa nuova famiglia, soprattutto nella figura della sorella. Sai, perché comunque la lontananza alle volte può effettivamente, insomma, creare dei distacchi quando poi purtroppo, insomma, si è andati via in maniera così, diciamo, rocambolesca e anche drammatica. Uno strappo c'è stato fra Lazzaro e la sua famiglia, Certo, fondamentalmente la certo. madre e la sorella. E come lui poi si allontana da loro, perché le lettere o comunque il contatto gli sembra diventare qualcosa di troppo, troppo superficiale, insomma, non ci si dice quello che veramente si pensa in queste lettere che si scambiano per un po' di tempo. Per cui ad un certo punto, se ricordi, queste lettere si diradano in maniera Certo, notevole, perché infatti. sembra un sentimento finto quello che può essere trasmesso attraverso la parola scritta. E allora, quando lui ritorna, in realtà, sebbene non trovi più sua madre, purtroppo, però in realtà può riappropriarsi del sentimento vero e del legame con la sorella, perché c'è l'unione, c'è il guardarsi in viso, c'è il condividere effettivamente una vita di esperienze e tentare di iniziarne un'altra. Sì, ma infatti a parte che io penso sia difficile scrivere tante cose, Sì. emozioni, situazioni, non è facile, no? E poi lui era andato via proprio tanto ragazzino, quindi anche questo vuol dire, insomma, anche nel parlare, nello scrivere, nel confidare, insomma.
E questo aveva toccato molto. Ma poi chiaramente ricorderete, c'è sempre il problema della presenza ingombrante di questo padre, che è un Esatto. elemento disturbante, e quindi per colpa di questo padre poi Lazzaro in realtà ha preferito allontanarsi, per cui il fatto che potesse in qualche modo, che so, intercettare le lettere o piuttosto intervenire in questo rapporto a distanza, non ha fatto altro che, insomma, diluire ancora di più il contatto con le sue amatissime madre e sorella. Sì, infatti si capisce dalle letture, dalle lettere che poi piano piano si dilatano, come hai detto tu. Comunque rimane in lui una sete di giustizia che si porta da subito, insomma, da come parte per via di questo, no? Segreto, di questa cosa che lui nota e che se lo porta fin quando lui non torna a casa. Sì, lui diciamo, si delinea poi già da così giovane e con il passare del tempo, anche con la vita che poi conduce in Argentina, si delinea come una persona che ha un forte senso della giustizia, un forte senso dell'equilibrio delle cose. Anche il suo ritorno parte proprio da questo, da questa esigenza di rimettere ordine nelle cose che gli sono accadute e che sono accadute ad altre persone. Per cui in realtà mi premeva che venisse fuori questo uomo con una formidabile voglia di giustizia, con un senso del giusto che gli appartiene profondamente. Forse proprio in virtù di questo che Lazzaro è molto amato come personaggio. Io devo dire, sia nella prima edizione sia in questa, quando mi arrivano dei commenti, sono particolarmente felice perché mi dicono che lo sentono come un amico, perché mi dicono che lo vedono cioè come se lo vedessero per strada, no? Come se pensassero di poterlo incontrare da un momento all'altro, perché Lazzaro rappresenta forse il tipo di persona, non voglio dire di uomo o di donna, ma forse il tipo di persona che noi oggi desideriamo incontrare, perché c'è un tale, come dire, appiattimento di determinati equilibri e di una certa etica comportamentale che noi vorremmo incontrare persone come Lazzaro, che in qualche modo ci possono far sentire sicuri che si vada verso qualcosa di giusto. Invece noi siamo sempre costretti ad aspettarci il peggio, ad aspettarci che si facciano le cose perché così le fanno gli altri, si facciano le cose in un certo modo perché così è più semplice. Ecco, allora forse è quello che noi desideriamo negli altri e in noi stessi poi dovremmo desiderarlo. Ed è per questo che, insomma, volevo che lui avesse una connotazione molto chiara. Cioè, lui è quel tipo di persona e quindi avere a che fare con lui può essere o pericoloso se sei dall'altra parte, come dire, della situazione, oppure puoi imparare da lui perché ti fa stare bene, ti fa stare sicuro. Ma forse anche il suo lavoro, no? Lui è fotografo, quindi lui è una persona che punta a cerca, no? L'elemento della realtà che sta dentro, che è quasi nascosto, no? Ed è molto conosciuto in Argentina, lui è molto noto, è importante, insomma, fa carriera, insomma. Beh, insomma, ha una bella vita densa e impegnata, Pensa, perché sì. l'inizio chiaramente come in tutte le situazioni, ci si deve arrangiare. Quindi lui quando è ragazzino o comunque molto giovane trova da fare il minatore. E tanto è vero che se continuano Certo, sì. a chiamarlo il nuvero è proprio perché lui guarda queste nuvole quando esce dal turno in miniera, Io quindi sì, mette esatto. spalle al muretto oppure sdraiato a guardare il cielo, e quindi gli attribuiscono questo nomignolo che poi gli rimane. E poi ha la fortuna, insomma, di individuare invece quest'altra professione che lo appaga, che è quella di fissare nelle immagini situazioni Immagini. anche molto dolorose. Che lì stiamo parlando di un periodo in cui c'è il processo di riorganizzazione nazionale, ci sono, insomma, tematiche abbastanza dure da fotografare e da vivere, ecco. Sì, ma infatti riesci anche a dare un attimo uno squarcio, un piccolo, a far capire un attimino anche la situazione che lui vive lì dove si trova in Argentina, no? Una Certo. specie di quadro della realtà che si
che è quella che noi sappiamo, insomma, non è Se ne parla, se semplice. vogliamo se ne parla ancora oggi, ancora ci sono le nonne di Piazza De Maio che stanno aspettando di ritrovare i propri nipoti. Sì, ma quella è una tragedia che ormai colpisce un po' tanti paesi, non è solo l'Argentina, forse l'Argentina è stata più, ecco, conosciuta. A me ha colpito molto una riflessione che fa lo stesso Lazzaro, adesso te lo leggo nell'epilogo del libro. Dice: non importa se non portiamo a termine tutto quello che ci proponiamo di fare, quel che conta è provarci sempre. Non bisogna mai smettere di sperare. La vita è un'avventura talmente bella che sarebbe stupida non viverla fino in fondo. È Beh, molto, molto profondo, è molto bello questa grazie. cosa, È quello che veramente. credo, è quello che ogni giorno mi dà delle soddisfazioni proprio perché andando in questa direzione se, succedono le cose perché tu ci provi e quindi se non ci provi non succederanno di sicuro, ma se ci provi accadono cose belle. Questo Anche è se tante vero. Volte l'inizio è molto anche difficile, no? Andare avanti quando vedi che magari tutto nero oppure non ti va così, dice, continua, vedrai, alla fine ci sarà uno spiraglio di luce. Sì. Ma tante volte, guarda, cioè, ti parlo anche come esperienza personale, mi succede spesso che io provo ad andare avanti, ma alla fine, ma poi veramente vedrò questa luce? Ci sarà questa gratificazione? Ci devo sperare? Oppure faccio bene a tornare indietro? No, secondo me, guarda, penso che siamo più o meno tutte persone abbastanza mature da avere un certo pezzo di strada dietro le spalle e quindi di aver fatto delle esperienze. E ti assicuro che insomma anch'io ne ho fatte, ne ho vissute parecchie, anche non facili. Però assolutamente quello che io continuo a ritenere giusto è che se sei fermo, immobile o addirittura se fai un passo indietro, di sicuro non vedrai cose che potrebbero accadere, ma solo cose che sono già accadute. Se vai avanti, potresti anche non vedere nulla di nuovo, però lo spirito che ti rimane, come dire, la soddisfazione di aver intrapreso quegli altri passi, guarda che secondo me paga sempre, perché è meglio avere un rimorso nell'essere andata avanti che un rimpianto. Questo non lo dico io, lo diceva Zsa Zsa Gabor, che era una donna insomma, che guardava molto avanti nella vita, e magari per altri argomenti ne parlava lei, però in generale meglio che si provi e si dica vabbè, ho sbagliato ad insistere ad andare avanti piuttosto che non averci provato. Certo, sì, ma infatti sono d'accordo. Adesso invece volevo proporti la figura della mamma di Luisa. Luisa è una ragazzina, no? Io non dico tanto perché mi Sì, dispiace poi togliere infatti. il spoilerare, no, No, Daniela? Non spoilerare, se no, insomma, si svela troppo. sì. E allora, Luisa è comunque una ragazza, chiaramente c'è questa madre di Luisa che sembra, diciamo, si chiudere il discorso, cioè il cerchio del dolore che è iniziato con la fuga di Lazzaro. A me è sembrato questo. È una specie di catarsi finale che si completa poi con la realizzazione della casa di Cecilia, che è un luogo di dolore che viene però trasformato in un luogo di accoglienza, di amore. C'è questa trasformazione. Io credo che sia l'unico modo per poter riabilitare certi luoghi piuttosto che certe persone. Cioè, quando cambiano destinazione d'uso, va, diciamo così, Diciamo quando così. da portatori o comunque da luoghi o persone che ricordano il brutto diventano invece fonte di nuova vita, fonte di speranza. Quindi in questo senso ci deve essere sempre un rinnovamento delle cose, e un cambio di prospettiva. Cioè guardiamo da un altro lato la stessa cosa, sarà sicuramente una cosa diversa. Ed effettivamente Certo. sì, la madre di Luisa, sai, Daniela, questa è una piccola novità rispetto alla prima edizione, cioè nel senso che la storia è rimasta la stessa, non è stato cambiato nulla, solo che alcuni aspetti, sai quando ti capita di dire, ah, ma avrei potuto scrivere un'altra pagina perché
cioè, volevo aggiungere questa piccola cosa che magari rimane, sai, quel pensiero di ma come poteva andare questo Certo, fatto? In questo caso, appunto, essendo una nuova edizione, ho potuto fare questa esperienza e quindi mettere, ma ti dico, pochissimo in più, inclusa appunto la figura un po' più a fuoco della madre di questa ragazza, che mi ha consentito poi appunto di chiudere, come dicevi tu, un certo cerchio e ne sono stata molto contenta, anche perché è venuto tutto in maniera molto 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 naturale, perché come appunto essendo come se fossero cose vere, d'altronde la lettura e la letteratura devono avere quel tipo di input, cioè noi stiamo raccontando una storia che sappiamo non essere vera, ma che potrebbe essere vera, per cui ci si deve chiedere che cosa potrebbe avvenire dietro l'angolo di quella Certo. situazione. Quindi l'unica aggiunta è stata proprio questa, mettere un attimo in risalto in più anche quest'altra storia che rappresenta un altro forte segreto per Lazzaro, e in più aggiungere questo aspetto che è quello gastronomico, cioè amplificarlo con la postfazione e con le ricette nel dettaglio che rappresentano i due paesi che sono uniti da questa storia. Ecco, infatti, questa era una curiosità perché non, è anche un po' anomalo, perlomeno non si ritrova in tanti romanzi questa chiusura con la parte, diciamo, sieno-gastronomica. E quindi sul momento mi ha lasciato un attimo così Perplessa. perplessa. Sì, allora ti volevo chiedere. Beh, forse l'hai detto anche un po' all'inizio, no? Che questa tua visita, quando sei andata giù a Cisternino, ti sei comunque sentita avvolta da tutta la realtà di questo paese, compreso poi la parte culinaria. E Certo, sì. quindi forse in qualche modo hai voluto, rendercela, insomma, renderci partecipe di questa cosa. Sì, sicuramente questa è la motivazione principale e poi anche perché io ritengo che la mia intenzione era rendere questo libro polisensoriale, ecco, diciamo. Tant'è vero Ecco. che se ci fai caso, anche diciamo, il doppio registro di narrativa, no? Da una parte c'è un narratore esterno, però in maniera proprio cadenzata, ogni capitolo, quindi ogni aspetto della storia, ogni fatto, viene poi narrato anche in prima persona da Lazzaro. Perché? Perché per poter entrare anche dentro di lui, cioè non solo descrivere il personaggio da un punto di vista esteriore o nelle sue manifestazioni, ma io sentivo il bisogno, visto che lui è un po' il Deus ex machina proprio di questa storia, che ne fossimo noi il più possibile coinvolti, cioè che sapessimo di lui il più possibile. Quindi a questo punto il romanzo diventa una tridimensionale per quanto riguarda le emozioni, ma anche più dimensionale per quanto riguarda invece le sensazioni aggiunte, quindi appunto olfattive, visive, di tatto, di gusto. Quindi tutto questo contribuisce a rendere, secondo le mie intenzioni, poi spero che lo scopo sia raggiunto, a rendere quanto più possibile immersiva l'esperienza di lettura. Inizia. Ma infatti adesso, ecco, ho capito meglio, ecco, sul momento, anche se poi uno cerca di rendersi conto, dice perché l'autrice ha pensato una cosa del genere, ecco, e adesso parlandone diventa più chiara, no, la cosa, Sì, più plausibile, è più chiaro, sì. Cioè, plausibile, esatto. quello che io voglio, quello che io vorrei. Aspetta, Anna Maria, No, un no, attimo. quello che io desidero è che quando tu magari deciderai di fare le orecchiette con le cime di rapa, oppure Anna Maria vuole fare, che ne so, le bombette, poi quando mangia, gli viene in mente, quando mangiate quella cosa, vi ritrovate a pensare all'altro, capito? Quello è il concetto. Allora sicuro. No, Le orecchiette con le cime di rape le preparo anche a Perugia, perché Mamma mia. arrivano anche qui, sono Sì, buonissime. ma quelle che sono giù è tutta un'altra roba, un altro Cosa, no? sapore, tutto. Ci dobbiamo accontentare, Quello Daniela. sì, quello sì. Eh Non possiamo avere tutto, ci manca il mare, sì. ci manca magari anche nei nostri prodotti del meridione, però stiamo bene No, però comunque. è bello, Perugia io l'adoro. Anche qui si mangia molto bene, Sì. a Perugia si mangia molto bene, forse un po' più pesante che da noi,
ci mangia benissimo, quindi ci dovresti venire a trovare per Io farmi son qualcosa. venuta, sono venuta già 2 volte nel corso della mia Sì. Ah, vita, ecco. quindi vorrà dire che ci verrà un'altra volta a Sì, conoscermi di persona. anche anche due senza perché. tre. No, perché il 10 luglio esce il tuo nuovo libro. Eh sì. È vero, bellissima. Ah, Eh come sì, no? esce il nuovo libro di Letizia, La ragazzina ragno. Sì. Questa volta è cambiato casa editrice perché viene edito da Mursia, Sì. giusto? Questo libro. Ed è un libro, anche questo è un giallo, un noir. Eh Ecco, sì, è non voglio uno. anticipare niente perché ancora il 10 luglio ci vogliono 10 giorni. Sì. Quindi magari ci puoi dire proprio un accenno di che cosa Certo. partirà questo nuovo libro che magari in autunno verrai a presentare di persona. Molto volentieri. Questa storia mi è particolarmente, dicevo, cara, ma è una storia difficile perché parla dell'adolescenza difficile di oggi. È una protagonista che in realtà è innanzitutto una vittima proprio subito, però è una ragazzina che rappresenta tutto quello che purtroppo oggi la gioventù, insomma, spesso rappresenta, ossia questa voglia di prendere tutto e subito, questa necessità di crescere in maniera spropositata rispetto all'età anagrafica, questa forza di volontà che viene in qualche modo coadiuvata dall'assenza di, in molti casi, di famiglia, di scuola, di società. E quindi questi ragazzi che in realtà ci sembrano fortissimi, ma che poi sono fragilissimi e che si trovano, si scontrano poi con determinate, diciamo, trappole dalle quali è difficile che escano fuori. E allora, è dura come storia, è difficile, però ci racconta di quelle che sono le problematiche molto attuali. In questa storia io parlo di sexting, parlo di vendita di immagini, purtroppo, cosa che accade spessissimo, di adulti che abusano anche del discorso soltanto, anche dell'innocenza di queste ragazze, anche solo, diciamo, condividendo delle chat, ecco, per non scendere nel dettaglio. Non c'è necessità che si arrivi alla prostituzione o all'atto fisico, ma è pur sempre prostituzione e corruzione di un animo giovane. Però il problema è che a questi ragazzi sembra tutto lecito e c'è la difficoltà continua di far comprendere da parte, appunto, molto spesso di genitori, perché ce ne sono che sono attenti, ma c'è la difficoltà di far comprendere che tutte quelle che sono le nuove tecnologie, tutti i mezzi in più che abbiamo per migliorare la vita, alle volte invece possono renderla un posto molto difficile da vivere, la vita stessa. E quindi è ambientato naturalmente nella mia Napoli, non sono una napoletana di origine, ma lo sono di adozione perché ci lavoro da 20 anni e tutti i giorni raggiungo la città, per cui la conosco e la amo, e ritorna il mio Andrea Martino, che è un commissario in pensione, che è apparso, insomma, in Nero, Diario di una ballerina qualche anno fa, poi in Notte in Bianco e poi in Lei era nessuno, che è l'ultimo romanzo prima di Lazzaro, della riedizione. Questo commissario che rappresenta, insomma, la parte buona, no, dell'essere umano. Lui è empatico, pratica in qualche modo la misericordia, cioè pratica quello che è il senso ecco, del giusto, della giustizia che ha Lazzaro, che delle volte non coincide con la legge, con l'attuazione della legge. Ritornerà, insomma, molti l'hanno apprezzato e gli vogliono bene. Lui è in pensione, dovrebbe godersi le sue piante, i suoi nipoti, la sua terrazza, però ogni tanto si trova coinvolto in storie, diciamo, abbastanza delicate. E spero che piaccia, spero che trovi il riscontro che io desidero, anche perché vorrei parlarne molto in giro, anche nelle scuole, per parlarne con i ragazzi, Te perché lo stavo sono. proponendo io Sì. questo, di venire in Umbria e di organizzarti appunto questi appuntamenti con gli studenti. Molto volentieri, Perché, perché ecco, sì. io vado spesso nelle scuole e quando parlo con loro mi rendo conto che, insomma, delle volte basta toccare il tasto giusto per far attivare quell'attenzione e quella voglia di andare in profondità.
Molte volte magari si dà per scontato che i ragazzi non abbiano voglia, non abbiano diciamo, lo spessore per poter arrivare a comprendere delle cose più difficili. Invece bisogna insistere. Io ho avuto delle soddisfazioni bellissime con ragazzi che mi hanno dedicato book trailer, hanno chiacchierato con me e hanno compreso quello che io gli volevo far arrivare. Per cui spero di incontrarne ancora tanti. Ma certo, poi sei una persona piacevolissima, Grazie. davvero, che incanta uno spettatore e un pubblico, sei veramente una persona speciale e noi l'abbiamo visto tutte stasera, poi andrà in onda sui canali YouTube del Comune di Perugia, quindi avranno modo di conoscerti anche chi stasera purtroppo non è intervenuto per impegni o Ok. di Ma non è... passeggiati o di qualcosa, l'importante è essere stati con te. E di Certo. averne parlato insieme di questo libro, Il segreto di Lazzaro, questo Grazie. segreto che lo ha tormentato per tutta la vita. E lui torna apposta in Puglia proprio per svelare questo segreto, per scoprire finalmente, liberarsi di questo segreto e di una faccenda di tanti anni fa di cui lui è stato testimone. Ecco, adesso ti voglio fare una domanda. Ah, tu hai interpretato Edoardo De Filippo in Sì. Eh diverse commedie di Edoardo. sì. L'emozione che hai provato nel recitare nelle commedie di Edoardo? Ma che te lo dico a fare? Allora, io sono vissuta, cresciuta con Edoardo, nel senso che mia madre era una appassionata delle sue commedie, quindi in casa nostra c'era la sua famosa cantata dei giorni pari e giorni dispari, che noi avevamo in bella mostra su, mia madre le leggeva spesso. Io ho cominciato a leggerle già da ragazzina, cioè perché poi se ricordate, le facevano vedere in TV alcune, quindi io tra vederle in televisione e leggerle ho cominciato molto presto a conoscere Eduardo. Poi la sfortuna da un lato ha voluto che io non potessi incontrare lui, ma che invece incontrassi suo figlio Luca. E io per la radio l'ho intervistato quando era RTL e sono rimasta, vabbè, scioccata, cioè non avevo parole perché era incontrare un mito, diciamo, veramente, insomma, si sentiva che aveva in sé quello che era l'insegnamento del padre, la grandezza del padre. E pensa che io andai ad intervistarlo e gli portai una copia di questo mio secondo romanzo che si intitolava Angel, che era appena uscito, e io ricordo, ma rimarrà uno di quei ricordi che non dimenticherò mai, avevo questo libro così, sai, che lo stavo portando in camerino, ce l'avevo così. E lui mi accorse salutandomi e guardava il libro perché aveva capito che io l'avevo portato in dono a lui. E E lui. quando io gliel'ho dato, ha cominciato, sai, la bellezza delle persone colte e intelligenti, quindi curiose, ha cominciato a sfogliarlo davanti a me. Cioè, parlava con me e lo guardava perché cercava di capire io che cosa gli avessi portato. Quindi per dirti, parti da questo e capisci quanto posso io aver amato e amare Edoardo. Poi ho fatto varie parti, magari insomma anche secondarie, fino a che l'anno scorso, no, prima della pandemia, quindi 2 anni fa, ho portato in scena Sabato, Domenica e Lunedì, Ah, bellissimo. che vabbè, io Donna Rosa Priore la volevo fare con tutto il cuore ed è L'hai stato interpretata bellissimo. proprio tu, Donna Rosa, quindi. Sì, è stato bellissimo. E quindi, cioè, sai, farti personaggio, farti carne di qualcosa di scritto da un genio come lui, non ha uguali, non si può descrivere, è stato veramente bellissimo. No, Quindi spero di Edoardo fare è qualche altra stato. cosa. Infatti, è stata veramente una grandissima persona che abbiamo tutti nel Sì. nostro cuore. Anch'io ho conosciuto Luca De Filippo, ho contatti con la fondazione e 2 anni fa abbiamo organizzato un evento, proprio un ricordo di Edoardo De Filippo qui a Perugia, proprio a Palazzo della La Penna, penna, dove sì. io spero che tu verrai in presenza, vedrai quanto è bello Promesso. Palazzo della Penna, perché ospita tra l'altro anche un museo. Sì. Quindi nel primo piano c'è il museo, c'è un museo di arte contemporanea dove allestiscono mostre, poi nel sottopiano c'è proprio un museo stabile con delle opere sempre esposte, bellissimo, stupendo. Poi su ci sono gli uffici dell'assessorato. Sì, io Quindi mi sono ti sei documentata. documentata, ti sei documentata.
Quindi ti aspetteremo senz'altro con Certamente. questo nuovo libro che uscirà il 10 luglio. Quindi quando andate in libreria, cari amiche, acquistate non solo il segreto di Lazzaro, ma anche la bambina La ragno, ragazzina ragno, la sì. ragazzina ragno, esatto. La ragazzina ragno e il segreto di Lazzaro. Così leggerete a uno e l'altro, poi alla fine darete un giudizio. Quale vi è Bene. piaciuto di più? E scriverete all'inizio. Oppure me lo Sì. farete sapere, io glielo comunicherò. Quindi a Certo. questo punto, Daniela, tu vuoi concludere con qualcosa? No, volevo chiedere, visto che tu ti sei, insomma, c'è anche un certo passato comunque presente di attrice, diciamo, che quindi in un certo senso devi entrare in un personaggio. Qual è la differenza? O comunque, come senti tu, come ti approcci tra un personaggio che devi scrivere e un personaggio invece che ti viene da dover interpretare, insomma? Diciamo che la differenza purtroppo la dà il fatto che comunque io, dovendo interpretare un personaggio che esiste, allora io devo, andarlo a quanto più possibile a tirar fuori dalle righe del copione, no? E quindi devo da lì prendere delle intuizioni per come è il personaggio perché non l'ho conosciuto io, cioè non l'ho, come dire, Certo. creato io. E quindi poi ovviamente ognuno di noi aggiunge quanto può di suo, cioè dal proprio bagaglio di esperienze, di emozioni e di sensazioni. Per cui c'è un certo tipo di lavoro, ma che parte da qualcosa che è già stato immaginato e strutturato da qualcun altro. E poi chiaramente ci devi mettere, dovendolo interpretare, tu devi comunque avere una certa già affinità, se non altro fisica. Sì, Certo. certamente, insomma, chi fa l'attore per professione è capace anche di cambiare diventando, che ne so, inventandosi difetti fisici oppure cambiando di altezza e di fisico, ma lì parliamo di un altro livello. Però per quanto riguarda me, che sono un'attrice amatoriale, chiaramente cerco poi di andare di essere orientata verso personaggi che in parte mi si avvicinino. Invece nel caso della scrittura, io devo di volta in volta entrare a contatto con un personaggio diverso, un bambino, un adulto, un giovane, una donna, un uomo, e quindi devo cercare di tirar fuori quelle che possono essere le caratteristiche di quel personaggio e lì mi viene in conforto poi la mia voglia di guardare e di apprendere, no? Il senso di captare le cose e di metterle in una sorta di archivio. Cioè io sono curiosa di tutto, cioè, se io sto per strada e vedo qualcuno che dice una frase oppure ha un atteggiamento, un gesto, una cosa, quello va ad archiviarsi e poi potrà venirmi buono quando si andrà a Certo. presentare un personaggio. Quindi sono due meccaniche un po' diverse, però ripeto, Bene. in ogni caso l'una va in soccorso dell'altra, è sempre così poi. Cioè, dopo tutto, abbiamo a disposizione una cucina e lì dentro quanto più Certo. materiale c'è, più possiamo preparare un buon Mamma pranzo, ritornando al discorso della gastronomia. mia. Ok, grazie, grazie Grazie a te, infinite, Daniela. Letizia. Mi Letizia, saluti. volevo chiederti Sì. questo. Come hai conosciuto Maurizio De Giovanni? Va, parliamo di Maurizio De Giovanni. Beh, in maniera Il molto, tuo amico. molto consueta e solida, perché sono andata a vedere una sua presentazione. Ah, ecco. L'aveva organizzata una libraia mia amica e quindi io La avevo avuto libreria, io occasione. ci sto di Napoli, No, 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 giusto? non c'era No, ancora quando l'ho non c'era conosciuto, ancora. non c'era ancora. E quindi, avendolo appunto conosciuto e avendo immediatamente, come sapete, visto la sua disponibilità, stiamo parlando comunque di 8 anni fa, cioè nel 2012, per cui non era neanche, già Ricciardi stava viaggiando, però non era, ai livelli di grande notorietà in cui è adesso. Però la sua disponibilità è rimasta la stessa, per cui approfittai di questa sua apertura e gli chiesi se voleva leggere questa mia storia, che era appunto Il segreto di Lazzaro. E da lì poi c'è stato un concatenarsi di cose, perché mi ha preso sotto la sua, diciamo, egida, mi ha segnalato alla casa editrice e devo dire che da allora, a parte che io apprendo da lui costantemente, però da allora tutte le volte che presento un libro sarà con me anche per la presentazione della ragazzina Ragno il 10 di luglio a Napoli, da Io ci sto. Ma io Perché lui.
Perché lui c'è. Alberto, salutami Alberto. Certo, come Ah, no? sì, guarda, dirò Alberto Sì. che lui, io compro sempre i libri da lui, no? Sì. Quindi a questo punto mi farai la copia autografata, la mia copia, Come e Alberto me la no? E te spedisce. la faccio, va benissimo, Glielo glielo dico ad certo. Alberto. Quindi, come vedete, insomma, c'è Allora, questo grande. lo sapremo perché loro trasmettono in Sì. streaming, quindi Sì. sentiremo sicuramente. Quindi c'è questo grande rapporto poi di affetto, di amicizia che si è protratto nel tempo e quindi lui vuole esserci, ma la stessa prefazione del Segreto di Lazzaro Sì, ci è facevamo un bellissima. sacco di risate, no? Perché poi io gli dissi, senti, Mori, visto che lo ripubblicano, ma ce la posso far lasciare la tua prefazione o no? Perché visto che è un'altra edizione, no, tu ce la devi far lasciare, non ti permettere di togliere. Quindi voglio dire, comunque si capisce da questo il rapporto affettivo che c'è e di amicizia. Per cui Certo. spero sempre di avere la sua protezione in questo senso. Comunque sei bravissima, quindi sei in Grazie, gamba e una persona piacevolissima. Ecco, starti a sentire parlare veramente ci fa piacere. Ci ha grazie. Ti ringrazio. riempito questa oretta di tanto, perché abbiamo parlato del libro, abbiamo parlato di Edoardo, del tuo prossimo romanzo in uscita e della bella Napoli, che tutti Sì. quanti amiamo, e anche della nostra bella Perugia, in cui ti inviteremo sicuramente in autunno e Verrò. presenterai questo nuovo libro, a meno che non ce n'hai un altro nel cassetto e non ci hai ancora detto niente. No, Chissà. diciamo che non avrei avuto il tempo di scriverlo, perché guarda, è stato tutto molto, molto bello, tra l'altro. Io abbiamo deciso di ripubblicare Lazzaro e quindi è Lazzaro. uscito ad aprile. Nel frattempo io avevo dato in lettura l'altro romanzo, ma pensavo che per i tempi editoriali, per quello che normalmente sono i tempi editoriali, se ne sarebbe parlato nel 2022 se decidevano di inserirlo. Invece, fortunatamente, il curatore che è Fabrizio Carcano si è innamorato subito di questa storia e quindi ha detto: no, devi uscire presto perché io voglio che tu ci sia subito nella collana, che è una collana territoriale, per cui ogni giallo è ambientato in una città. E io sono il numero 6 e c'è Napoli. Ecco, benissimo. Ma poi ho avuto anche un'idea intelligente, perché quando riapriranno le scuole quest'anno, a Sì. metà settembre, si vorrebbero organizzare degli incontri Sì. nelle scuole, non solo a Napoli, ma anche in tutta Italia. No, Perché veramente lo questo spero problema perché ci credo. ci tocca moltissimo, e bisognerebbe aiutare i ragazzi anche a denunciare. Non so se hai Infatti. ascoltato l'ultimo fatto di cronaca di quel ragazzino che Certo. si è suicidato sotto un treno l'altro giorno. Adesso non ricordo la località dove è accaduto, però sono cose che veramente ti fanno No, no, pensare. ti toccano e insomma sono veramente il sintomo della fragilità di questa generazione. Questa è la cosa. Quindi, dicevamo prima del fatto di continuare sempre per raggiungere quello che si desidera, anche a costo di rimanere delusi, come dicevamo. Loro non sono capaci, non sono attrezzati a ricevere dei no dalla vita. E quindi questo crea tutto il resto. Perché c'è una patina di forza, insomma, di strafottenza, ma dietro c'è una grande fragilità. Per cui dovremmo cercare di insegnargli ad essere invece un po' più di sostanza e quindi di essere anche più piantati, più forti. Questo sarebbe il nostro compito. Bene, Letizia, noi ti ringraziamo, io e le mie amiche presenti questa sera, ringraziamo Grazie. ancora l'assessorato alla cultura del Comune di Perugia per averci dato questa opportunità. Io do un Olga Di Pasquale, guarda, c'è un Caranda, messaggio io ci sto, per vedi? te. È una mia amica di Sì. Ti Napoli. Esatto, aspetto, Olga. sarò super Assolutamente ci sarò. Ci contenta. Ah. sarò. Ho scritto questo, ho sbagliato a scrivere. Ho il correttore, me l'ha Non c'è modificato. problema, Olga. Il 10 Preoccupare, luglio, in presenza, da io ci sto. Io Olga. sono a Olga, alle Napoli. 11:30 del mattino, eh? È un Sarò. sabato e quindi di mattina. Ti Ci sarò. aspetto. Bene, Ma non ti grazie. guardiamo in streaming, guarda, Certo. davvero Letizia, poi ti scriviamo i messaggini. E Vi a questo aspetto. punto noi con tutte le mie amiche ci rivediamo con il nuovo programma autunno-inverno, con le presentazioni sia online che in presenza. L'invito io già lo faccio a Letizia, che ci verrà a trovare
in presenza del Salone di Apollo di Palazzo della Assolutamente. Penna. Magari ti farò accompagnare anche al pianoforte da un nostro caro amico che questa sera purtroppo non c'è. Ringrazio tutti quanti, vi auguro una buonanotte. Do appuntamento per chi è a Perugia per sabato prossimo, 3 luglio, alla Biblioteca San Matteo degli Armeni, dove presenteremo l'ultimo libro di Catena Fiorello, Amori. Quindi chi vuole passare un'oretta con noi ci trasferiamo in biblioteca all'aperto con un parco bellissimo. Letizia, Bene. un bacio, Ciao, salutaci Napoli, gli buonanotte. amici napoletani. Se incontri Maurizio, abbraccialo da parte nostra. Lo farò, lo farò. Grazie Letizia, Ciao quanti ragazzi, baci, ti chiamo per grazie. telefono. Ciao D'accordo, bella, buonasera. grazie di tutto. Ciao, Ciao, ciao. grazie. Ciao, Ciao, grazie. grazie. Buonasera. Ciao, Grazie, buonasera.